Buonasera, eccoci di nuovo insieme, questa volta per un nuovo appuntamento con Domenica Sintesi, un palinsesto un po' rivoluzionato quello di questa sera, ma ci siamo per parlare di tanti sport anche questa sera e lo facciamo però in una maniera un po' diversa dal solito, in quanto abbiamo avuto modo proprio di intervistare il presidente della cestistica, il presidente Andrea Armani, che è stato intervistato dal nostro Andrea Catalani per fare un po' il punto su questa stagione di una delle due protagoniste del basket alla Spezia. E quindi partirei proprio da questo servizio, la nostra trasmissione, darei proprio inizio in questo modo per poi tornare di nuovo insieme e parlare di tante altre cose di cui appunto avremo modo, tanti argomenti di affrontare insieme questa sera. Vediamo quindi il servizio, l'intervista come detto è di Andrea Catalani, le immagini sono di Loris Stampieri. Presidente Armani, forse non è nemmeno facilissimo stilare un bilancio di questa stagione 2021-22 di una cestistica spezzina che si qualifica brillantemente, giocando molto bene per i playoff, però poi in questi playoff si ferma subito la resa dei conti. Intanto buonasera a tutti. Non è questo il risultato finale, noi siamo molto soddisfatti di questa stagione sportiva 21-22, poi i playoff sono una cosa a sé, noi siamo una squadra molto giovane, quindi sicuramente abbiamo avuto questo problema in gara 1 che la potevamo portare a casa benissimo e invece l'abbiamo perso di un niente. E poi andare a giocare in campo avverso in quelle condizioni sicuramente non è semplice, quindi l'esperienza di Patti ci ha surclassato in maniera pesante, al di là di quello che hanno detto il campionato. In generale devo dire che noi abbiamo rispettato ampiamente tutti gli obiettivi che ci eravamo dati inizio stagione, nel senso che abbiamo fatto un ottimo campionato, perché riuscire ad arrivare secondi nella regular season è stato un grosso successo e sicuramente non era nelle nostre aspettative. Noi pensavamo di entrare nelle prime 8, quindi arrivare secondi sicuramente è un risultato fantastico. Ci siamo qualificati per la Coppa Italia, che non era semplice, perché poi dobbiamo anche tenere conto anche di questo fatto qua. Ma non era semplice perché siamo partiti con questa stagione dove abbiamo cambiato completamente la squadra, a parte Elisa, il nostro capitano, che ci sarà anche il prossimo anno. Abbiamo cambiato completamente la squadra e abbiamo cambiato radicalmente l'impostazione. Una squadra giovane, noi eravamo la squadra più giovane di tutto il campionato, quindi con delle ragazze promettenti e soprattutto anche puntando sul nostro settore, sul settore giovanile spezzino, che sicuramente ha dato un grandissimo contributo, ha fatto bene nelle sue categorie, ma diciamo si è fatto valere anche nel campionato di Serie A2. Adesso non vorrei dire, però mi dispiace se dimentico qualcuno, però Amadei, Dalla Margherita, Guerrieri, Guzzoni, Ratti, cioè sicuramente sono ragazze che hanno dato grandissima disponibilità, grandissima determinazione e sono cresciute molte e quindi hanno aiutato. Quindi noi abbiamo raggiunto tutti i risultati che ci eravamo posti in questo difficile campionato e forse ai più forse non abbiamo fatto notare, non l'abbiamo mai detto, ma mi permetto di dirlo ormai a fine stagione, a fine campionato, orfani di uno sponsor che ci ha portato avanti 20 anni, che ormai ha deciso di non sostenere più la squadra della città. Ecco, quindi voglio dire, detto questo, quindi con questi grandi cambiamenti noi umilmente
abbiamo lavorato, ringrazio Marco Corsolini e, diciamo, e tutti i dirigenti che adesso non li sto a elencare, che hanno portato avanti questo anno sportivo, io direi eccezionale, ma un grazie veramente alle ragazze che penso che si siano divertite, hanno giocato facendo divertire il pubblico, perché io penso che il pubblico abbia visto delle partite sia in streaming che fisicamente, delle partite molto belle, entusiasmante, con delle ragazze che hanno dato l'anima al cuore, hanno giocato in velocità con grande pressione difensiva e con capacità tecnica. Quindi sicuramente io penso che abbiamo voltato pagina e abbiamo dato un grande senso a questa stagione e abbiamo messo delle basi per la stagione successiva. A proposito della stagione successiva, quali sono gli orientamenti di massima sia in senso amministrativo, dirigenziale che anche tecnico volendo, insomma, qual è la bussola più o meno? La bussola l'abbiamo scelta l'anno scorso abbiamo fatto questo percorso, io penso che abbiamo vinto questa scommessa e oggi abbiamo appena finito una stagione, adesso ci rilassiamo 10 giorni, poi pensiamo alla stagione successiva, però le basi le abbiamo già gettate la scorsa estate, quindi noi andremo avanti su questo percorso. Penso che le ragazze che oggi hanno fatto parte di questo roster, la maggior parte vogliono dare continuità, quindi adesso parleremo con loro, con i loro procuratori, quindi io penso che dal punto di vista tecnico non ci siano grossi stravolgimenti. Teniamo conto che noi l'anno scorso, altro dato che mi avevo dimenticato nella prima domanda, abbiamo giocato, si può dire, tutto il girone di ritorno ai playoff senza straniera, no? Che sicuramente per cause non dovute a noi, ma per scelte personali dell'atleta, diciamo che purtroppo la pandemia ci ha portato anche questo regalo. Poi noi potevamo tornare sul mercato, però devo dire che grande capacità del coach del trovare una nuova sintesi rispetto a questa situazione che siamo venuti a trovare. Quindi per il prossimo anno dipende molto anche dall'aspetto economico, ecco, perché noi poi ci dimentichiamo sempre di questo piccolo particolare, però l'aspetto economico è abbastanza determinante. Noi oggi abbiamo voltato pagina, abbiamo lavorato con nuovi soggetti su cui c'è grande affiatamento e quant'altro, e quindi dobbiamo lavorare e stiamo cercando di accrescere il bacino. Per di più stiamo allargando anche le collaborazioni, non solo in provincia ma anche in province limitrofe, anche in altre regioni, e devo dire che grazie ai dirigenti e grazie alle società che stiamo incontrando c'è molta attenzione rispetto al basket femminile, quindi siamo molto contenti, quindi la vediamo abbastanza fiduciosa. Io penso che il prossimo anno bisogna lavorare maggiormente sul settore giovanile, che sicuramente è la base del nostro sport. A proposito del settore giovanile, magari nota di merito particolare alla fine per quest'Under 19, vice campione regionale, no? Ho seguito le partite alla fine, è logico che purtroppo la partita di ritorno, il calendario ha voluto che l'abbiamo giocata il sabato dopo il rocambolesco ritorno da Patti, che non è dipeso da noi, ma cancellazione dei voli, tempesta a Palermo, notte dormita in aeroporto, quindi sicuramente ragazze giovani sono state un attimino un po' anche in questo caso qui travolte, quindi hanno giocato una partita non alla loro altezza e questo è il risultato, però voglio dire, penso, ricordiamoci che noi abbiamo fatto l'Under 19 sotto quota e quindi avevamo, e in queste categorie un anno si sente, e quindi siamo fiduciosi che il prossimo anno faremo un ottimo campionato, sicuramente vinceremo la regionale e vedremo come porteremo avanti il discorso
a livello poi nazionale, però sarà tutta un'altra partita che andremo a vedere, però io penso che anche le giovanili si sono comportate bene, adesso vediamo l'Under 17, l'Under 14 bene, cioè voglio dire abbiamo ripreso a lavorare dalle basi e quindi un settore giovanile con delle ragazze locali di tutto rispetto, con qualità, un settore senior giovane e dal mio punto di vista si possono ottenere dei buoni risultati. L'aspetto importante è che quest'anno ho visto una massima intesa a livello senior con l'ambito giovanile, quindi c'è stato un tutt'uno che ha portato e si sono visti dei valori dal punto di vista di crescita. Ed eccoci di nuovo in studio, partiamo intanto da una bellissima notizia che riguarda la Fezzanese, perché si completa proprio il triplete conquistato dalla Fezzanese che trionfa, lo vediamo anche in grafica, trionfa anche con la squadra Juniores, l'Under 19, scusate, che ha vinto proprio la finale per il titolo regionale contro l'Albenga. Un successo che quindi è un tripudio di gioia per tutta la società che tra l'altro proprio sabato prossimo festeggerà questo e gli altri traguardi ovviamente ottenuti in questa stagione. Ovviamente come tutti gli anni, anzi per fortuna quest'anno sono tornate, nel mese di maggio hanno inizio anche le prepalio che ci avvicinano al 97esimo palio del Golfo, prepalio che mancavano da 3 anni, lo scorso anno infatti si svolse solamente il palio, il motivo chiaramente è legato alla pandemia, quest'anno però si respira finalmente aria di normalità, oggi a Tellaro si è svolta la prima prepalio della stagione, Tellaro che peraltro non organizzava la gara dal 2018, l'ultima gara che ha organizzato è quella del 2018 perché quella del 2019 fu annullata per maltempo, quindi è stato veramente bello poter rivedere la gente di Borgata a Tellaro e la Borgata del Tellaro che ha finalmente potuto riorganizzare una gara molto importante per loro perché la prepalio permette loro di riavvicinare un po' la gente alla Borgata, la gente del paese alla Borgata che normalmente la vive con un po' di distacco per il fatto che la barca, gli allenamenti si svolgono chiaramente altrove. Abbiamo queste immagini proprio realizzate con i droni che erano presenti questa mattina a Tellaro, quindi in sintesi vediamo un po' quello che è successo. A trionfare nella categoria femminile è il Fezzano, il Canaletto nella categoria Juniores e il Fossamastra nella categoria senior. Una gara, in modo particolare quella senior, condizionata dai tanti giri di boa sbagliati, probabilmente complice anche delle condizioni marine che a Tellaro non sono mai chiaramente ideali. E quindi in realtà il Fossamastra ha vinto, ma è arrivato poco dopo il Fezzano, che invece è stato squalificato proprio per aver sbagliato la boa dei 500 metri. Quindi il Fossamastra conquista questa prima vittoria, comunque autore davvero di una bellissima gara, superando la Spezia Centro e le Grazie. Poi la classifica vede il Muggiano davanti al Cadimare, al Marola, al Sant'Erenzo, all'Erici e al Tellaro. Il Fezzano non è stato l'unico ad aver sbagliato un giro di boa, timonieri davvero messi a dura prova in questo appuntamento perché anche il Porto Venere, che altrimenti sarebbe arrivato quarto, è stato squalificato per lo stesso motivo, mentre il Canaletto, dopo aver sbagliato il giro di boa, ha invece deciso di ritirarsi. Per quanto riguarda la gara junior, lo abbiamo detto, a vincere è stato il Canaletto, che ha superato il Porto Venere e la Spezia Centro. E poi, subito dopo, il Fezzano, che ha invece preceduto il Cadimare, un po' più distanti le altre tre imbarcazioni, il Marola, il Muggiano e il Sant'Erenzo. Questo per quanto riguarda
la categoria junior, vediamo proprio nelle immagini i vincitori di questa giornata. Per quanto riguarda invece la gara femminile, lo abbiamo detto, a trionfare sono le ragazze del Fezzano che hanno vinto e convinto in questa gara, riuscendo a superare le campionesse in carica e anche vincitrici dei due trofei di San Giuseppe e di Natale del Fossamastra. Quindi davvero una grande prova questa di oggi del Fezzano, sul podio anche il Canaletto. Poi a tagliare il traguardo è il Murgiano, che è riuscito a superare il Lerici e la Spezia Centro. Si è ritirato purtroppo il Sant'Enzo quasi subito, a poche palate dopo la partenza, per un infortunio di una delle vogatrici. Speriamo che possa assolutamente riprendersi al più presto. Questi sono i risultati di questa gara. Noi come sempre avremo modo di raccontarvi più nel dettaglio tutti i particolari di questo primo appuntamento, nello speciale che andrà in onda domani sera alle ore 21:30. E a questo proposito vi ricordo che a breve sarà necessario risintonizzare i canali per poter continuare a seguirci. Infatti da domani in tutta la Val di Vara, Teni Liguria Sud sarà visibile sul canale 15, quindi per tutti coloro che ci seguono insomma dall'entroterra sarà necessario proprio risintonizzare i canali. Poi da dopodomani il cambiamento, e quindi la necessità di risintonizzare i canali, riguarderà invece diciamo un po' tutta la riviera. E per quanto riguarda invece la città proprio della Spezia, sarà necessario farlo dal 25 maggio, quindi insomma dal 25 maggio per tutti Teni Liguria Sud sarà visibile sul canale 15. Purtroppo dovremo salutare invece i nostri amici che ci seguono dalla Lunigiana, perché infatti non saremo più in grado di offrire, proprio ovviamente non dipende da noi, il servizio in quel territorio. Però ovviamente come ben sapete abbiamo un sito www.teniliguriasud.it, dove comunque viene trasmessa H24 la nostra diretta, quindi coloro che non potranno più vederci chiaramente dal digitale potranno farlo ovviamente attraverso il nostro sito. E detto questo, torniamo invece al calcio, perché ovviamente sono in corso i play-off e i play-out dei campionati di promozione e di seconda categoria. Quindi attraverso le nostre grafiche vediamo insieme i risultati. Partiamo proprio dai play-out che riguardano il girone B della promozione. Purtroppo retrocede il Colli Ortonovo, che oggi ha perso contro il Little Club James, quindi purtroppo il Colli Ortonovo dal prossimo anno tornerà a giocare in prima categoria. E proseguiamo invece con appunto proprio la prima categoria. Si stanno svolgendo il ritorno degli spareggi per il titolo regionale del girone B, vinto proprio dal Marola Acqua Santa, che ha vinto per 2-0 contro il Caperanese. Per quanto riguarda invece i play-out, l'intercomunale Beverino ha vinto 2-1 contro il San Lazzaro Lunense. E per concludere veniamo invece ai play-off play-out che riguardano invece il campionato di seconda categoria. Amegliese Brugnato, per quanto riguarda i play-off, finisce con il risultato, questa è la grafica della prima, quindi passiamo alla seconda, esatto. Amegliese Brugnato finisce con il risultato di 0-3, mentre si disputerà la partita tra Antica Luni e il Brugnato, sempre per quanto riguarda i play-off, invece domenica prossima, il 29 maggio. Per questa sera quindi è davvero tutto, vi ringrazio come sempre per averci seguiti, vi auguro un buon proseguimento di serata, appuntamento a domenica prossima.